Ciao ragazzi e bentornati anche oggi nel mio laboratorio. Questa è la seconda parte per quanto riguarda il settaggio di un sistema di telecamere con NVR e porte PoE a bordo. Quanti paroloni! Se vi sentite ubriacati andate in descrizione del video perché ci sono i link sia di un video introduttivo che ho fatto sull'argomento sia del primo video per quanto riguarda appunto il sistema che ho montato qui in laboratorio. Oggi occuperemo il tempo andando a vedere il menu di quelle NVR con un sacco di cose che sono valide un po' in generale, per cui prendete appunti. Ora io mi sistemo la telecamera e cominciamo, va bene? Sigla! Adesso andiamo un po' più nello specifico e andiamo a vedere il menu che ci propone il software. Cliccando con il destro del mouse compare qua in basso una barra in cui ci sono le varie visualizzazioni possibili per le nostre telecamere. Ad esempio, visto che ne abbiamo 4, possiamo mettere una visualizzazione a 4 telecamere, ma possiamo avere tante altre soluzioni a seconda delle telecamere che abbiamo. E vedete che qua in basso c'è una casetta con scritto menu. Clicchiamola e andiamo nel menu vero e proprio del nostro NVR. Nella prima parte abbiamo un riassunto sostanziale degli indirizzi consegnati alle varie telecamere e del settaggio appunto per quanto riguarda gli indirizzi IP. Andiamo nella seconda voce che è Display. Qui possiamo andare a selezionare le varie telecamere, in questo caso abbiamo la prima, vediamo che c'è un'indicazione del segnale e due cartelle, camera e output. Output si riferisce sostanzialmente al nostro monitor, quindi da qui possiamo andare a regolare tutto quello che riguarda il nostro monitor, quindi ad esempio l'audio, il tour time che sarebbe la sequenza delle telecamere viste a pieno schermo, quindi in questo caso settato su 5 secondi, e la risoluzione. Mentre invece nella cartella camera ci sono delle cose molto importanti che riguardano appunto ogni camera. Andiamo a vederla. In questo caso si tratta della camera 1, quindi questa che inquadra il piccolo giardino al di fuori del mio laboratorio. Possiamo andargli a dare un nome, come ad esempio appunto chiamiamola giardino. Abbiamo la possibilità di andare a nascondere dalla preview, quindi dal nostro monitor, la visibilità di una telecamera. Quindi se noi smarchiamo questo e applichiamo, vedete che configurazione salvata, non compare più la nostra telecamera. In verità è soltanto la preview che non compare, perché l'NVR in verità sta ancora registrando la telecamera e sarà visibile nelle nostre registrazioni. Proseguendo vediamo che c'è la possibilità di lasciare a vista o meno il nome della telecamera, quindi possiamo smarcarlo oppure no. Data e ora della registrazione, per cui anche questa può essere lasciata a vista o meno. Anche qui vi consiglio di assolutamente lasciarla, anche perché nel playback vi servirà per capire l'esatto minuto in cui è avvenuto ad esempio l'evento. Mentre poi abbiamo il display watermarking, che sostanzialmente è la marca, in questo caso del brand, della Reolink. Io solitamente lo vado a togliere per avere un'immagine comunque più chiara. Vedete che adesso è qui sotto la scritta giardino. Noi adesso abbiamo tolto la spunta, applichiamo e una volta che ha salvato la configurazione vedete che non compare più. Ovviamente questa cosa si può settare per una telecamera e copiare per tutte le altre. Ad esempio qui sotto vedete, saltiamo a questo pulsante un attimo, se noi facciamo copy to e andiamo a selezionare tutti i canali, ok, in questo momento abbiamo copiato questa cosa che abbiamo modificato in tutti i canali, per cui vedete che tranne il nome della telecamera, che ovviamente quello è dedicato, l'opzione del display watermarking è tolta da tutte le telecamere. Questo è il canale 2, questo è il canale 3, vedete che non c'è. Applichiamo e vedete che è sparito da tutte le telecamere, per cui questa è una cosa secondo me da fare. Torniamo al nostro canale 1 e andiamo a vedere l'OSD display position. Che cos'è? Sostanzialmente è la posizione della nostra data. Possiamo andarla a posizionare dove vogliamo nella nostra visuale, mettiamola magari in un punto che non ci dia fastidio, ad esempio in questo caso in basso a destra per quanto riguarda questa immagine, perché qui io ho una porta d'ingresso. Una volta fatto, tasto destro save e applichiamo in questo modo. Vedete che adesso non è più quassù la nostra data per quanto riguarda la telecamera del giardino, ma si è spostata in basso a destra, è coperta dal menu, ma è esattamente lì.
Poi possiamo andare a settare l'immagine, per cui in questo caso abbiamo brightness, contrasto, saturazione, luce, insomma tutto quello che può essere congeniale ad avere una visione migliore di quello che sta inquadrando la telecamera. Anche qui diamo ok, proseguiamo ed abbiamo una parte molto importante, e cioè l'area di mascheramento. Andiamo a vedere dentro di cosa si tratta. Sostanzialmente, se tenete premuto con il sinistro, potete disegnare delle parti che non verranno visionate e non verranno registrate. Per cui se ad esempio sotto questa parte nera che ho disegnato c'è una parte che non volete o non potete videoregistrare, con questo sistema potete evitare di farlo. Anche qui, una volta fatto, tasto destro, potete cancellare l'area, potete cancellare tutto, potete salvare. Adesso andiamo a disegnare ad esempio un'area qui e salviamo. Vedete che quest'area è presente nella nostra immagine. A questo proposito vi dico che nella playlist comparirà a breve un video in cui andremo a discutere i vari aspetti legali legati appunto all'installazione di telecamere di videosorveglianza. Come detto, quindi possiamo attivare o disattivare queste aree mascherate. Noi in questo caso lo disattiviamo, applichiamo e vedete che pur avendo settato un'area mascherata, se noi non lo smarchiamo, ovviamente quest'area non viene presa in considerazione. Infine abbiamo i parametri della camera. Se noi andiamo a fare set, abbiamo diversi parametri che possiamo scegliere per la camera. L'anti-flicker è sostanzialmente un sistema per diminuire il disturbo dato da, ad esempio, la 50-60 Hz. Noi in questo caso lo abbiamo disabilitato perché non serve. L'esposizione, anche qui si tratta di riduzione del rumore nell'immagine. Il bilanciamento del bianco, possiamo scegliere se lasciare l'immagine in automatico, quindi che cambi da colore a bianco e nero a seconda della luce con il sensore a bordo della telecamera, o possiamo settarla ad esempio solo bianco e nero o solo colore. Proseguiamo ancora con la backlight, che è settata su off. Sostanzialmente anche questo aiuta o meno a settare correttamente l'immagine. Dopodiché abbiamo la possibilità di specchiare l'immagine, di ruotarla. Questo è il caso ad esempio della dome che vi dicevo prima. Se per assurdo doveste montare una dome in piano e non nel soffitto, avete la possibilità di ruotare la vostra immagine. Dopodiché abbiamo ancora due opzioni che servono sostanzialmente anche queste per migliorare e avere un'immagine ottima all'interno di quello che andiamo a vedere nel nostro NVR. Una volta salvato facciamo cancel e torniamo al menu di prima. Andiamo avanti e andiamo alla sezione recording. In questa schermata, che è molto importante, cambiamo telecamera di riferimento, e questo perché la telecamera che vedete qui fuori posizionata in giardino è una telecamera che non fa parte del kit, è stata presa a parte, sempre dello stesso brand, e montata sull'NVR, cosa che, come vi ho detto l'altra volta, si può fare. Andiamo invece a selezionare una telecamera del kit, quindi ad esempio la 3. La 3 è una Ballet montata all'interno del mio laboratorio. In questo caso, come vedete, ci sono due tabelle che sono molto importanti, e prima ancora c'è una spunta per eventualmente registrare o meno l'audio. Come vi ho detto, si può fare, e in questo caso vogliamo registrare l'audio. Il mainstream e il substream a cosa si riferiscono? Il mainstream sostanzialmente è ciò che è la qualità e i settaggi del registrato all'interno dell'NVR, mentre il substream è quello che mandate verso l'esterno, ovviamente verso l'esterno, quindi ad esempio al vostro smartphone. In questo caso non vi servirà sullo smartphone avere una visione incredibilmente dettagliata, ma piuttosto avere una visione d'insieme di quello che sta succedendo, e per non occupare tutta la banda si vanno a castrare le possibilità della nostra telecamera, rendendoci un servizio ottimo, perché avremo una visuale comunque chiara e fluida sullo smartphone o sul client, mentre in registrazione avverrà una registrazione di alta qualità. Saltando nella tabella opzioni abbiamo questa opzione che è generale e sostanzialmente è molto importante. Viene già settata di default su sì, yes, e si tratta dell'override, cioè nel momento in cui il vostro storage, il vostro hard disk, in questo caso da 2 terabyte, raggiungerà la capienza massima, comincerà a sovrascrivere i dati ripartendo dall'inizio. Un consiglio che vi do è: se avviene un evento,
non aspettate 2 settimane per scaricare il backup, scaricatelo subito, perché per quanto voi abbiate hard disk capienti, uno storage come si deve, potreste rischiare di trovarvi le immagini sovrascritte da quelle successive. Dopodiché abbiamo una spunta che riguarda il pre-record. Sono pochi secondi, da 2 a 5 secondi se non sbaglio, che vengono inseriti nella registrazione nel momento in cui andiamo a settare il motion, per cui arriva, c'è un evento, pochi secondi prima viene mantenuta quella registrazione ad alta qualità. Dopodiché abbiamo l'estensione di registrazione, cioè dopo l'evento quanto vogliamo registrare, in questo caso 2 minuti, ovviamente se l'evento continua i 2 minuti si rinnovano di volta in volta. Dopodiché abbiamo il pack duration, cioè quanto vogliamo che sia lungo il file da scaricare registrato nel nostro NVR prima che sia spezzettato. Riducetelo magari a 30 minuti, quindi facciamo così e applichiamo. Infine abbiamo la scelta nel tempo di come vogliamo andare a video registrare le nostre immagini. Di default, come vedete, è tutto blu e blu corrisponde alla registrazione continua e normale. Se noi ad esempio vogliamo selezionare il motion, ora poi andremo a vedere cos'è, se noi volessimo settarlo ad esempio soltanto per il sabato e la domenica, potremmo settare quindi tutto il resto della settimana in continuo e soltanto quei 2 giorni utilizzando il motion. Oppure addirittura potremmo settare alcune ore, in questo caso ad esempio del mercoledì, in modo che non venga registrato nulla. Insomma, abbiamo diverse opzioni. Il mio consiglio, se non avete tantissime telecamere come nel mio caso, adesso qui ne verranno montate di più e poi vedrò cosa fare, ma adesso al momento ad esempio con 4 telecamere, il mio consiglio è lasciate la registrazione continua, tanto comunque un hard disk da 2 tera vi tiene tranquillamente tantissimo del registrato. E soprattutto poi andremo a vedere che tramite il motion settato nelle telecamere avremo dei punti in cui poter andare a visionare magari solo l'evento, ma se vorremmo vedere dell'altro avremo la registrazione continua. Anche qui possiamo andare a copiare i settaggi dati in questa telecamera a tutte le altre. Allora proseguiamo a visionare il menu e andiamo nella cartella search. Qui si parla di playback, cioè quindi di visionare le immagini che abbiamo già registrato. Possiamo selezionare la o le telecamere da cui vogliamo rivedere le immagini. Questo NVR supporta fino a 4 streaming simultanei. Possiamo dare lo start time, quindi l'inizio della nostra registrazione, e il fine. In questo caso potremo poi fare play e rivedere le nostre immagini. Passando alla cartella backup, beh, è molto semplice, si seleziona anche qui la o le telecamere di cui si vuole fare il backup, perché magari è occorso un evento, si seleziona anche qui il tipo di evento o se si vuole registrare, se si vuole fare il backup ad esempio di tutto, di quello che si è selezionato qui sopra con le telecamere, andandole appunto a smarcare, la data di partenza e la data di fine. In questo caso il mouse magari lo attaccheremo dietro e davanti inseriremo banalmente una chiavetta USB su cui salveremo appunto il backup di cui stiamo parlando. Per quanto riguarda gli eventi, possiamo ricercare ad esempio gli eventi, in questo caso c'è unicamente il motion, che è quello che ci viene proposto dall'NVR, per cui possiamo fare una ricerca unicamente sugli eventi, per cui senza andare a vedere magari ore e ore di registrazione, ma soltanto quando ad esempio il motion è stato attivato. Infine l'ultima tabella riguarda una ricerca con dei filtri relativi a quanto può succedere nel sistema, come ad esempio le eccezioni di sistema o le operazioni che vengono svolte su di esso. Queste le vedremo proprio fra poco. Passiamo alla cartella network. Allora, questa è la cartella che abbiamo visto all'inizio, quindi non la trattiamo, visto che stiamo cercando di mettere in atto un sistema completamente plug and play, in questo caso non ne parleremo, si tratta comunque degli indirizzi IP che assume in questo caso in automatico il nostro NVR. Su Advanced abbiamo nuovamente l'opzione di DNS che abbiamo visto prima, l'NTP, l'email setting che abbiamo già fatto tutto all'inizio con la procedura guidata. L'FTP setting invece, l'FTP setting serve se ad esempio noi vogliamo riuscire a salvare in remoto tramite un client FTP tutte le nostre registrazioni o gli eventi che occorrono. Abbiamo un IP filter che in questo caso non andiamo a toccare e sostanzialmente è un filtro che lavora puntando a determinati indirizzi IP.
Abbiamo ancora il settaggio delle porte, anche in questo caso non ci interessa andarla a toccare, se ne occupa completamente l'NVR. Poi c'è questa opzione che si chiama Up and Up Enable, io vi consiglio di lasciarla disabilitata se non avete particolari esigenze, perché sostanzialmente si occupa di aprire e chiudere le porte per accedere al nostro NVR, e sinceramente avere una cosa automatica che apre e chiude le porte del nostro router non è mai una buona cosa, quindi se non avete determinate esigenze lasciatelo disabilitato. Infine abbiamo l'opzione per abilitare o disabilitare il nostro user identifier. Come nella maschera che abbiamo visto precedentemente, possiamo mandarci via email il nostro user identifier per tenerlo lì da parte. L'ultima maschera infine si occupa di farci un po' un riassunto per quanto riguarda le impostazioni locali della nostra rete e del nostro NVR. Passiamo alla cartella allarmi e qui diventa un po' interessante. Allora, prendiamo in esame il canale 1, lo abilitiamo e andiamo a fare il setting del motion detection. Il motion detection cos'è? Sostanzialmente vedete che adesso tutto lo schermo è presente questa griglia. Noi, selezionando col tasto sinistro, possiamo creare dei quadrati e andare a cancellare questa griglia. Questo cosa comporta? Comporta che se ci sarà movimento all'interno di questa zona in cui la griglia non è presente, il sistema non rileverà un evento. Col tasto destro possiamo aggiungere tutta la griglia, cancellarla tutta e valutare la sensibilità di questo motion. Infatti, modificandolo, possiamo far sì che, vi faccio un esempio molto pratico, tolgo questa cosa. Vedete qua in questo punto che c'è questa corda, o ad esempio ancora qui che si sta muovendo questa parte che ho coperto con questo telo. Questi sono eventi che farebbero scattare il motion, quindi farebbero scattare la registrazione e vi aumenterebbe, vi diminuirebbe lo spazio disponibile all'interno dell'hard disk, semplicemente perché probabilmente con il vento farebbe andare in registrazione continua questa telecamera. Andando ad aggiustare la sensibilità e le aree di motion possiamo evitare questo. Ad esempio, se noi aggiungiamo completamente l'area di motion e andiamo a cancellare unicamente questa parte dove noi abbiamo sistemato il nostro sacco con il telo sopra che continua a muoversi per il vento, ecco che adesso la telecamera non partirà più per un evento di movimento perché questa parte non viene presa in considerazione. Abbiamo quindi selezionato delle aree in cui il motion detection lavora e altre no. A questo punto possiamo decidere quando deve lavorare il motion detection. Quindi in questo caso, come vedete, il rosso indica che è sempre attivo, ma se noi ad esempio volessimo selezionare, che ne so, il lunedì, tutto il lunedì, in modo che il motion non possa entrare in azione, ecco che basta semplicemente smarcare le caselle relative al giorno e all'orario. L'ultima cosa che andiamo a vedere è l'action, cioè cosa succede quando avviene un evento, quindi quando il motion viene attivato. Allora, possiamo attivare o disattivare il buzzer. Il buzzer è un fischio, un cicalino, che viene prodotto dal nostro NVR. Io ve lo sconsiglio fortemente, tranne in alcuni casi. Perché? Perché il buzzer indica all'eventuale ladro dove si trova l'NVR. Quindi, ad esempio, potrebbe venire e romperlo, portarlo via, eccetera, eccetera. Il buzzer, in questo caso, nella stragrande maggioranza dei casi, non serve, quindi lasciatelo disabilitato, anzi, è deleterio. Cosa diversa è, ad esempio, se siete in un ufficio adibito alla sicurezza. Allora lì il buzzer può essere sicuramente utile perché attira l'attenzione del sorvegliante. Altra cosa che possiamo fare durante l'evento è farci mandare una mail. Ora, mandarci una mail, per quanto possa essere comodo, non è sicuramente una cosa che attira la nostra attenzione. Almeno io, ad esempio, nello smartphone non ho un avviso per ogni volta che mi arriva un'email, altrimenti sarebbe sempre lì a suonare. Per cui mandare un'email è sicuramente una cosa interessante, ma non la più immediata. La cosa veramente interessante e utile sono le notifiche push, perché le notifiche push, quando le attiviamo nel nostro telefono, ci vengono notificate istantaneamente, per cui magari scegliete un suono adatto ed ecco che la notifica ci avverte che la telecamera X nel nostro laboratorio sta rilevando qualcosa. Quindi questa va attivata, è assolutamente molto importante. L'ultima cosa che andiamo a vedere è il trigger recording. Questa è una funzione molto interessante perché vi permette di far partire la registrazione in una telecamera anche se il motion avviene
in un'altra telecamera. Andiamo a settare il sistema in modo da potervi fare un esempio. Per farlo ci spostiamo dal canale 1 al canale 2 e sarebbe questo che riprende l'interno del mio laboratorio. Andiamo su Action e vediamo che 2 ovviamente è smarcato perché il motion sul canale 2 attiverà ovviamente la camera 2. In questo caso noi vogliamo che un movimento in questa telecamera faccia partire la registrazione anche nella telecamera 1. Allora in questo caso smarchiamo anche la telecamera 1. Siamo nel canale 2, quindi il canale 2 comanderà questi due canali per quanto riguarda la registrazione. Per farvi notare meglio questa cosa, ho disabilitato la registrazione continua. All'interno di Recording vediamo che ho settato tutte le telecamere come unicamente registrazione in motion. Vedete che la telecamera 1 è in motion, la 2, la 3 sono tutte settate in motion. Ok. Questo da cosa lo vediamo? Lo vediamo anche da qua in basso, in cui ci sono unicamente i simbolini che riportano il tipo di telecamera. In questo caso queste due, come vi ho detto, fanno parte del kit, queste due no. Questa è una 4K e questa è una 5 megapixel, ma poco ci importa. Quello che ci importa è che in nessuna appare l'icona della telecamera che indica che sta registrando. Cosa succederà? Mentre io passerò all'interno del laboratorio, vedrete che si attiverà lì in basso l'icona della telecamera, sia per quanto riguarda la telecamera effettivamente interessata dal motion, quindi quella all'interno del laboratorio, che quella all'esterno nel giardino. Questo perché si dice è stata triggerata dalla telecamera numero 2, quella all'interno del laboratorio. E proseguiamo a vedere il menu. Questa tabella riguarda il video loss, cioè la perdita del video per qualsiasi motivo, ad esempio per l'interruzione di un cavo o per il guasto alla telecamera. In questo caso cosa succede? Possiamo abilitarlo, possiamo settare quando darci un allarme in questo caso, quindi ad esempio come vedete in questo caso è settato tutti i giorni a tutte le ore, quindi in qualsiasi momento venga perso il video l'NVR andrà in allarme. E cosa potrà fare? Qui una piccola tirata di orecchie secondo me alla Reolink ci vuole, perché ci dà l'opzione di far suonare il buzzer sull'NVR, utile fino a un certo punto come vi ho spiegato, o di mandarci una mail, ma non ci permette di mandare una notifica push. Questo secondo me andrebbe un attimo rivisto e andrebbe data come opzione appunto il fatto che ci venga inviata una notifica push quando perdiamo una telecamera. Questo è molto importante, ad esempio anche nei sistemi wifi o similari, ma anche in questo filare è assolutamente importantissimo, perché nel momento in cui un malintenzionato dovesse andare a toccare parte del nostro impianto e farci perdere una telecamera, per noi potrebbe essere appunto un campanello d'allarme. Va benissimo l'invio delle email, io aggiungerei la notifica push. Infine andiamo a vedere le eccezioni. Le eccezioni sono problemi relativi al sistema che possono essere notificati. In questo caso le opzioni sono hard disk pieno, errore dell'hard disk, la rete che si disconnette o ad esempio un conflitto IP. Siamo quasi alla fine del menu, qui abbiamo la cartella relativa al nostro unico hard disk che c'è, questi sono dati dell'hard disk, sostanzialmente ci dice che abbiamo un hard disk da 2 tera con uno spazio libero poco inferiore, ma se dovessimo avere ad esempio l'hard disk inserito nel retro nella porta SATA lo vedremo qui. Dopodiché abbiamo ancora la scheda di sistema con tutta la tabella che abbiamo compilato all'inizio, con i dati del nostro user principale, quindi dell'amministratore, e questo è importante perché possiamo andarlo a modificare o ad esempio ad aggiungerlo, e in questo caso possiamo scegliere se aggiungere un utente amministratore o un utente ospite. L'utente ospite ovviamente non avrà la possibilità di andare a modificare in nessun modo i settaggi che voi avete dato al vostro sistema. Abbiamo poi altre due cartelle che sono sostanzialmente le informazioni di sistema, che non vi faccio vedere perché ci sono ovviamente i dati del mio sistema, e il mantenimento, cioè qui c'è l'opzione Enable Auto Reboot che è importantissima, è una delle opzioni più importanti perché se dovesse mancare corrente e
siamo in una condizione limite, perché se voi associate a un sistema del genere un UPS è difficile che succeda, ma potrebbe succedere. Il sistema, nel momento in cui la corrente dovesse ritornare, deve autoaccendersi nuovamente da solo, senza nessun intervento nostro, altrimenti basterebbe far cadere la rete e poi ridarla ed ecco che il nostro sistema andrebbe in down. E poi ci sono due opzioni importantissime, che sono l'upgrade from USB e l'upgrade IPC from USB. L'upgrade from USB serve nel momento in cui dovrete andare a fare l'upgrade del firmware del vostro NVR, mentre l'upgrade IPC riguarda le telecamere. Sono tutti file che potrete andare a scaricare dal sito Reolink e potrete inserire in una chiavetta, metterla in una presa USB dell'NVR e, come vedete qui, andare poi a selezionare il file corretto e fare l'upgrade del firmware delle vostre telecamere. Infine possiamo ovviamente portare a default tutti i valori del nostro NVR o possiamo esportare la configurazione. Una cosa molto utile, una volta che avete settato tutto, secondo me esportarla non è assolutamente una brutta idea. L'ultima parte invece riguarda il blocco del nostro NVR, nel senso che per accedere successivamente al menu sarà necessario inserire nuovamente la password, spegnerlo o appunto fare il reboot. In questo caso, se noi facciamo lock, come vedete, una volta che siamo dentro, per accedere noi abbiamo la necessità di inserire nuovamente la password. Ok, anche per oggi siamo arrivati alla fine, direi. Abbiamo visto tantissime cose, la prossima volta testeremo l'impianto, ma soprattutto andremo a vedere i client che si possono utilizzare, forniti dalla Reolink, sui nostri PC o sui nostri Mac, e la app che gira qua sullo smartphone. Quindi altre cose interessantissime. Mi raccomando, vi aspetto fra un giorno o due, non aspetto una settimana a postare la terza puntata, e mi raccomando, qui sotto, come sempre, trovate i link di tutto quello che avete visto con i coupon sconto, e altrettanto potete trovare nel mio canale Telegram. Vi invito, come al solito, ad iscrivervi, perché magari risparmiate qualche dindo. Va bene ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like perché è molto importante, condividete il video, è un po' che non lo dicevo, condividete questo video, condividete. Dal vostro White Ghost di quartiere è tutto, ci vediamo alla prossima. Condividete, condividete, condividete.